quando probabilmente il politico di turno non conosce che cos'è la legalità. Perché se il politico di turno in tutte le questioni lo fa con un'enorme trasparenza, loro lo sanno bene, Antonio, quali sono i nostri vizi, quali sono le nostre usanze, quali sono i nostri costumi. Se probabilmente prendiamo qualcosa a fine mese da qualche settore che non lo dobbiamo prendere, Antonio, entrano anche loro in gioco. Dal sottoscritto non entrano in gioco, ma te lo dico con falsa modestia, perché il sottoscritto si accontenta di ciò che guadagna a fine mese. Te lo dico con falsa modestia. Ed è molto semplice vederlo, basta che uno vede le persone che ho il piacere di avere in giunta, o uno sa, lo sai meglio di me, io potevo prendere due persone per con il 110, io ho preso l'ingegnere di pace che era lo stesso che ci aveva la commissione straordinaria a Marano, è la stessa persona, un altro non l'ho potuto prendere alla economia finanziaria, sto in difficoltà perché tu lo sai meglio di me, senza i dirigenti non è facile amministrare, però poi piano piano penso che diamo le risposte. Noi 2 giorni fa abbiamo fatto la stessa manifestazione che fate voi con Cabaret by Night, dove c'è, se l'abbiamo ottenuta perché c'è stato un grosso lavoro di Giovanni Chianese, anche grazie alla sensibilità del Presidente De Luca, che poi io dico, noi possiamo avere tutti i sogni possibili e immaginabili, ma lo sai meglio di me, se il reddito pro capite dei cittadini è basso, dove loro probabilmente già stendono a pagare un fitto di casa, io penso che poi le tariffe comunali, dove noi possiamo dare delle risposte come l'acqua o la spazzatura, difficilmente loro dicono che devo fare, pago questo o pago, io penso loro vanno a scegliere di pagare il fitto. Io penso che in questa situazione